Ciao a tutti e bentornati al video appuntamento in cui vi presentiamo i giochi che stanno per uscire nel mese appena cominciato. Il primo titolo di aprile è Defiance, di cui ci parla Walone. Defiance è uno sparatutto MMO ambientato in un universo fantascientifico che è poi lo stesso della serie TV omonima che partirà in America per la TV via cavo il prossimo 15 aprile. Il gioco invece esce il 2 di questo mese per Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Il gioco è di Trion Worlds, nome che gli appassionati di Morpg ricorderanno fondamentalmente per Rift. E in effetti, come abbiamo detto, anche Defiance è sì uno sparatutto, ma avrà comunque una struttura da MMO. Ambientato in un futuro, in una terra del 2048 dopo svariate invasioni aliene, quindi con un paesaggio irriconoscibile, molto fantascientifico e in effetti abbastanza interessante. Il 3 aprile arriva su Xbox 360, solo su Xbox Live Arcade, Battle Block Theater, la nuova sfida, la nuova avventura di Behemoth, il gruppo già responsabile di Alien Hominid e soprattutto di Castle Crashers, che è stato a lungo uno dei titoli più venduti, più giocati, più apprezzati proprio sulla piattaforma digitale di Microsoft. Battle Block Theater, che è stato presentato addirittura 4 anni fa, nel 2009, finalmente riesce ad arrivare nei negozi, anche se sono solo in formato digitale, come appena detto, e rappresenta un gioco di piattaforme atipico, destinato soprattutto a gruppi di giocatori, tutto costruito sulle differenti teste dei protagonisti, che possono essere rappresentate da forme geometriche differenti, e che è tutto appunto concentrato sulla collaborazione, ma anche la competizione tra gruppi di giocatori con svariate modalità di gioco, e staremo a vedere insomma se riuscirà a replicare il successo clamoroso di Castle Crashers, anche se, lo ripetiamo, uscirà solo su Xbox 360 e non su PlayStation 3, almeno nella prima fase di distribuzione. Il 5 aprile è il turno di Painkiller Hell and Damnation, il remake del Painkiller originale del 2004, tra l'altro il primo gioco sviluppato da People Can Fly, che oggi sono famosissimi per aver realizzato Gears of War Judgment. Painkiller Hell and Damnation è invece sviluppato da The Farm 51 ed è già uscito per PC lo scorso autunno. Questa infatti è la versione per PS3 e Xbox 360 del gioco, che uscirà appunto il 5 aprile. Sempre il 5 aprile arriverà nei negozi anche Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, già uscito per Wii U e adesso disponibile anche per PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco in realtà, come ben sapete, era già uscito su PS3 e Xbox 360 in una versione precedente che si chiamava semplicemente Ninja Gaiden 3. Poi per Wii U hanno aggiunto qualcosina, hanno limato un po' tutto il gioco e adesso ripropongono questa versione anche per le console di Sony e Microsoft. Se Microsoft con Xbox 360 può contare su un gioco indie come Battle Block Theater in esclusiva, almeno per adesso, Sony si rifà con Guacamelee, che è in arrivo il 10 aprile per PlayStation Vita e PlayStation 3. Si tratta di una specie di picchiaduro a scorrimento, però costruito tutto attorno a una mappa in pieno stile Metroidvania, ovvero che continua a espandersi e a lasciare nuovi livelli di sviluppo e di esplorazione al giocatore. Lo si sta aspettando da un po', è sviluppato da Drinkbox Studios, che è il suo primo titolo, e sia dal punto di vista stilistico che da quello delle idee di gameplay pare davvero una delle potenziali sorprese di questo aprile 2013. C'è infatti la possibilità non solo di menare un sacco le mani, non solo di godersi dei bellissimi colori che state vedendo anche voi in questo video, in questo trailer, ma anche di scambiarsi tra due dimensioni parallele per insomma esplorare in maniera ancora un po' più strana, peraltro situazione non del tutto inedita, già vista in altri titoli di questo tipo, però sempre apprezzabile. È figo questo.
Una grande uscita attende anche i giocatori dedicati al 3DS. Il 19 aprile sarà infatti il turno di Fire Emblem Awakening, il nuovo episodio di una saga che ha sempre fatto sfracelli in Giappone, ma che ha faticato molto negli anni, e ne sono passati tanti, ha più di 20 anni la saga, a imporsi in Occidente. Sviluppato come sempre da Intelligent Systems, Awakening pare proprio il capitolo giusto per fare giustizia del brand anche dalle nostre parti, sia negli Stati Uniti ma soprattutto in Europa. Lo stiamo già giocando, la recensione arriverà a breve e abbiamo già capito che riesce a riassumere un po' tutte le migliori caratteristiche viste appunto negli episodi più o meno recenti e nel frattempo a introdurre nuove idee come i collegamenti emotivi e sentimentali che possono crearsi tra i personaggi in gioco. Ricordiamo che Fire Emblem Awakening è un gioco di strategia a turni, molto rigoroso, molto vecchio stile, con le caselle, i movimenti massimi effettuabili, i punti da spendere e addirittura nella sua versione più integralista, tra virgolette, la caratteristica base è che i personaggi quando muoiono, muoiono e non tornano mai più, anche se in Awakening, come già in un'altra versione del gioco, è stata introdotta la possibilità di affrontare il tutto in maniera un po' più scanzonata, anche qui tra virgolette, e potendo contare nuovamente anche sui personaggi morti in battaglia. Sempre il 19 aprile avremo la possibilità di mettere le mani anche su Injustice Gods Among Us, un picchiaduro a incontri di Warner Bros. Games sviluppato da NetherRealm Studios che ha come protagonisti i personaggi dell'universo DC, dei fumetti americani, della casa editrice antagonista alla Marvel, quindi Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Aquaman, eccetera. È un picchiaduro che ricorderà in parte la serie, i recenti episodi di Mortal Kombat, ma che comunque si distacca anche un po' da quel filone, non solo per la differenza comunque ovvia del fatto di avere personaggi dell'universo DC. Dopo la buona accoglienza riservata a LEGO City Undercover, il primo gioco LEGO sviluppato in esclusiva per Wii U e prodotto direttamente da Nintendo, il 26 aprile arriverà LEGO City Undercover The Chase Begins, che è praticamente il prequel, come lascia intendere il nome, giocando anche sul nome stesso del protagonista Chase McCain. Dicevamo che è il prequel destinato solo al 3DS, sviluppato sempre da TT Fusion. Lo stile di gioco dovrebbe essere praticamente identico, lo potete vedere, non abbiamo ancora potuto provare con mano il gioco, ma non dovrebbe discostarsi troppo dalla prima buona uscita, appunto, che è avvenuta a marzo proprio per Wii U. A 3 anni di distanza dalla sua originale uscita su PlayStation 3 e Xbox 360 in Giappone, Deadly Premonition arriva anche in Occidente, cioè Stati Uniti ed Europa, per PlayStation 3, con una Director's Cut che è pronta a raggiungere i negozi il prossimo 26 aprile. Si tratta in pratica dello stesso gioco, il team di sviluppo sostiene di aver migliorato in maniera sensibile l'aspetto grafico, alzando la risoluzione delle texture, insomma, aggiornando il tutto con oltre 100 miglioramenti, oltretutto è inclusa la possibilità di giocare con visione stereoscopica, il supporto a PlayStation Move e alcune, forse non è ancora assicurato, alcuni aspetti nuovi dal punto di vista narrativo. Tutto questo appunto in un'edizione che uscirà solo su PlayStation 3, la Director's Cut non sarà disponibile per Xbox 360 e probabilmente se riuscirete a passare sopra una realizzazione tecnica piuttosto antiquata potrebbe anche rivelarsi un'avventura particolarmente interessante. Lo stesso giorno arriva anche Star Trek, un'avventura, un gioco d'azione avventura in terza persona con possibilità anche di giocare in co-op perché il gioco prevede l'utilizzo di due personaggi strafamosissimi dell'universo trekkiano, ovvero Kirk e Spock, che hanno anche un diverso tipo di approccio al gameplay, con Spock che è il personaggio un po' più stealth, mentre Kirk è più il personaggio da scegliere se si vuole affrontare il gioco con un'azione più tipica da sparatutto. E chiudiamo con Dead Island Riptide, uno spin-off della serie Dead Island in attesa del vero e proprio seguito Dead Island 2, sviluppato sempre da Techland e pubblicato da Deep Silver. Il gioco praticamente non sorprenderà più di tanto chi ha già provato Dead Island, sarà una sorta di more of the same, magari realizzato anche meglio.
A questo proposito vi invitiamo a leggere le nostre numerose anteprime che abbiamo realizzato a partire da Colonia 2012 fino a poco tempo fa. E con Dead Island Riptide si chiude la nostra rassegna dei giochi di aprile. Vediamo appuntamento su IGN Italia per il mese prossimo con i giochi di maggio.